questo è un altro un'altra delle creazioni del nostro kit principianti tessitura. È un braccialetto che è realizzato con la tecnica della spirale rope, utilizzando più colori di perline e un paio di misure di perline. Infine abbiamo semplicemente messo una chiusura con un'estensione in modo che il braccialetto possa essere regolabile. Andiamo a vedere le perline che abbiamo usato. All'interno della spirale rope ci sono delle 8-0, sono delle rocaille un pochino più grandi rispetto alle altre tre colorazioni. Invece queste sono delle 11-0 di tre colori diversi. Quindi cominciamo. Inseriamo 4 perline 8-0. Così. E poi ce le portiamo in fondo. Inseriamo 6 perline 11-0 di un colore. 3 e 3-6. A questo punto, solo per il primissimo giro, io vado ad inserire l'estensione. Questo perché la vado a chiudere direttamente nella lavorazione. Così non ci sarà poi il rischio che esca fuori, visto che è un filo che comunque tiene la nostra spirale. Lascio comunque un pochino di filo di qua. Adesso rientro in tutte e quattro le perline 8-0. Ecco qua. Abbiamo messo 4 perline, le poso così ve lo indico con l'ago. Abbiamo messo le nostre 4 perline 8-0, poi abbiamo messo 6 perline 11-0 e siamo rientrati da qui. In tutte e quattro, e quindi usciamo da qui con il nostro filo. Considerate che la parte iniziale è quella più un po' antipatica. Andiamo a mettere una perlina 8-0 e 6 perline di un altro colore, 5 e 6. Ce le portiamo tutte giù. Così, ecco qua. Quindi noi abbiamo il filo che esce da qui. Abbiamo inserito una 8-0, 6-11-0 del colore diverso e ora rientriamo così da qui nelle 3 più la quarta, quella che abbiamo messo. Quindi noi rientriamo sempre in 4 perline, in 4-8-0, è il centro della nostra spirale, la struttura che è realizzata con le 8-0. Ecco qua. E ce lo portiamo così. Vedete? A questo punto andiamo ad inserire una perlina 8-0 e 6 perline del terzo colore che avevamo scelto. 3-6, così ci portiamo tutto giù in questo modo e ci rinseriamo di nuovo nelle 4 perline, quindi una, due, tre, e la quarta è quella che abbiamo messo. Andiamo sempre a salire. Le 8-0 fanno, come vi dicevo, il centro. E con quelle altre ci giriamo intorno e realizziamo la spirale in questo modo e lo spostiamo di qua. Solo all'inizio dobbiamo fare questo lavoro di spostarlo, perché poi alla fine successivamente va da solo. E ricominciamo. Quindi mettiamo una 8-0 e di nuovo 6, ripartendo dalle prime che avevamo messo. 3, 4, 5 e 6. Quindi abbiamo reinserito una 8-0 e le 6 del primo colore che avevamo messo e andiamo a rientrare nelle 4 dorate che sono 1, 2, 3, 4, quindi le 3
l'ultima, che sarebbe la prima che abbiamo messo adesso. Quindi noi ogni volta andiamo ad inserire prima delle 6 perline colorate una 8-0, perché è quella che ci consente, vedete, di andare a far crescere l'anima della spirale. E quindi le perline ci vengono inserite intorno. Di nuovo, una 8-0 e 6 perline. 5 e 6. Le portiamo giù perché ci dobbiamo andare a collegare con le altre. E di nuovo, 1, 2, 3, 4. Entriamo dentro. 1, 2, 3, 4. In questa maniera, queste qui ce le andiamo a cucire. Quindi di nuovo una 8-0 e una, 2, 3, 4, 5, 6, 11-0. Le portiamo giù, le avviciniamo in modo che possiamo andare a prendere le ultime 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E le perline si cuciono alla struttura. Continuate per tutta la lunghezza del bracciale. Quindi continuiamo così. Vedete? Piano piano il lavoro cresce. La spirale, si allunga fino a diventare della lunghezza che volete. Così, 1, 2, 3, 4, 5, 6. È veramente facilissima, si ripete sempre. Lo portiamo giù. 1, 2, 3 e 4. E facciamo la chiusura, così come avevamo fatto all'inizio, che avevamo inserito direttamente l'estensione sul bordo. Adesso qui andiamo a inserire direttamente il moschettone. E per inserire il moschettone in maniera corretta dobbiamo mettere una perlina 8-0 in questo modo, il moschettone direttamente, così non esce. E 6 perline 11-0, in questo caso blu, perché stiamo seguendo la sfumatura del bracciale. Ce le portiamo in fondo e a questo punto andiamo a rientrare, come abbiamo fatto fino ad ora, nelle ultime 4, così. E ci andremo a trovare il nostro moschettone inserito all'estremità del bracciale. Ora facciamo un giretto, qualche nodino e andiamo a tagliare il filo. Ecco qua, anche questo braccialetto è terminato. L'estensione ci aiuta a farlo in maniera tale che può essere regolato nella misura che ci occorre. Ed è realizzata appunto anche questo con una tecnica di tessitura, in questo caso la spirale rope, e è tutto fatto interamente di perline. Ago, filo e perline.